E salve a tutti, gente, qua Jinghe vi parla e adesso qui con una nuova puntata di Cibirobo. Nella scorsa puntata abbiamo fatto un po' di missioni secondarie, diciamo, di per sé così, però la storia è questa, e abbiamo anche sbloccato la scala per il piano di sopra. Grazie. Sì, sto bene. E è successo altre 3 volte, intendo dire 3 volte, basta. Ok, dicevo. E però comunque nella scorsa puntata dicevo che volevo tenermi il andare di sopra per questa puntata qua, quindi direi che possiamo farlo in questa puntata. Salire di sopra anche se credo sia più necessario farlo di notte, però ci sarà roba da fare anche di giorno, insomma. Poi credo che da quando abbiamo dato la foto al generale, perché abbiamo fatto anche questa nella scorsa puntata, adesso possiamo fare anche missioni per lui. Sporcizia la poniamo comunque. A quanto pare Tao ha deciso di usare le scale. Finora hai pulito un totale di 73 macchie. È il momento di un bonus igiene. Il tuo bonus igiene è di 24 punti cuore. E per quanto riguarda il denaro, ecco qua 96 mola. Con la tua presenza riesci a rendere tutti felici, felici, felici. Di per sé effettivamente in questo modo che ti ringrazia il gioco per pulire le macchie, dato che non puoi buttare il cestino. A proposito, mi ricordo che la scorsa puntata ero anche pieno di spazzatura dentro di me, quindi non potevo più raccogliere niente. Se c'è una spazzatura piena di sopra, bene, se no cavolo vostro. Vediamo di alzare al massimo, così magari riusciamo a salire le scale. Tecnicamente posso salire sul tavolo, perché poi da lì le scale ti possono permettere di andare avanti, ma portiamola al massimo, o almeno al massimo di 4. La nostra batteria può permettersi, vai via, vai via. Brutta idea, ho 10 di vita e devo arrivare là. Vai. Non ho tutta sta batteria, devo smettere di fare l'idiota. Ok. Sì, grazie a te. No. Là c'era dell'olio sul tappeto. Meglio che lo faccia, ma di solito quando c'è olio in giro vuol dire che ci sono i tecnoragni nelle vicinanze. Ci siete? Camera. Servono effettivamente sti pezzi, quindi prendiamoli finché ci sono. Meglio ricaricarsi di nuovo, vero? Dovrebbe esserci una presa sopra, dai. Non l'ho alzata del tutto, lo so, ma vabbè. Tanto so che non arriva al tetto, quindi fidate. Stiamo già salendo un sacco e sono già a quasi 100 di batteria, quindi no buono. Non ci arrivo lì, eh? Wow, siamo riusciti ad avanzare uno scalino. Salendo così, dai. Abbiamo risparmiato uno scalino. Riuscirò ad arrivare fino alla cima? C'è roba lì, c'è una spazzatura, quello ok. E dai, non fare questi salti finti. Ah.
Bene. Molta schifezza qui, ovviamente. Ah, già il prossimo bonus. 79 macchie, un nuovo bonus. 21 punti cuore, ok. E per quanto riguarda il denaro, 97 addirittura, ok. Aspetta, era 97 che prima, stiamo zitti. Lì c'è una porta. C'è una presa nei paraggi? Così, ok, sì. Prima consumiamo la batteria con la porta e poi ci ricarichiamo. Sì, sono scarico, ma adesso facciamo così. E voilà. No. Ah, tra l'altro, sì, ricordo che era la scorsa puntata dove potete fare, non mi ricordo, ma sono tipo crepato per la prima volta. E te diceva consigliati di comprare delle batterie per tutto quanto. Intanto entriamo in questa stanza. Camera. Non l'ho comprata la batteria di riserva che praticamente ti permette di vivere ancora un po' dopo essere crepato, però. Questa sembra la stanza dei genitori, di sicuro. Che succede, Cibirovo? Che cos'è quello? Avviciniamoci a dare un'occhiata. Sembrerebbe una rana. Ma che terribile aspetto. Chi può aver fatto una cosa del genere? Pensi che possa essere stato Tao? Dico no. No, hai ragione. Lui ha già le sue ossa da sgranocchiare. Ma in realtà non lo sapevo, però ok. Chi può essere stato? Cibirobo, c'è qualcosa là. Aspetta un attimo. C'era davvero qualcosa lassù. Vado a dare un'occhiata. Che credo sia un modo per dire me ne vado e basta. Beh sì, però non vedo cosa possa altro fare qua. Vedo, pulire è solo una cosa opzionale che dovete fare mentre fate compiti tipo compiti con giocattoli o compiti con genitori. Però se non ce l'avete effettivamente è inutile stare qua. Però lì vedo qualcosa. Wow, qua posso fare un salto enorme per niente. Ok, non so perché me lo concede di fare, però. Ah, lì c'è una cibi porta, ma comunque non credo ci sia molto da fare qui per ora.
rimarrò con poca batteria, ma vai. Io qui vedo una ipotetica strada per fare così e andare lì, però la batteria, non c'è una cavolo di presa da qualche parte qui. Non sembrerebbe. Ci provo? Al massimo crepe. Ah, tra l'altro la notte sta per arrivare. Bene, almeno così se si scarica il tempo non dovrei preoccuparmi la batteria. L'ho detto anche l'altra volta ed è quel momento in cui sono morto. Ok. Inizia per scaricarsi. Sì. Cos'è quel coso? Ok, meglio che me ne sto fermo, meglio che me ne sto fermo. Giorno? Cioè, vuol dire notte, arriva, please. Stando fermi almeno la batteria si scarica più lentamente. Sta rampeggiando il coso dei pezzi di ferro, insomma. Vuol dire che magari se crepo perdo i pezzi di ferro, forse. Vabbè. Lampeggiava, non so cosa voleva dire. Non ne vuoi ripassare un po' di tempo con il tuo amico Telly? Oh. Era un no. Stai facendo un ottimo lavoro. Vediamo un po' i tuoi punti cuore. Sei passato dalla posizione 912 a 319. Madonna che salto da gigante quello. Per ottenere il prossimo bonus pila ti servono ancora 87 punti cuore. Andiamo. Ah, comunque niente bonus pila. Oh. Visto che sei qui, ci birobo, che ne diresti di salvare? No. Oh. Che roba. Beh, adesso che è notte effettivamente credo che ci sia qualcosa di sopra. Che i giocattoli erano allarmati di continuo, quindi. Però prima bidono la spazzatura, va? Così guadagniamo un po' di soldi e poi potremo anche ricaricare un po' la gigapila. Ricordo che puoi dare come minimo 1000 di mola, quindi non sono pochi. A 1000 ci siamo. Bene, no di roba. Ok. Hai ottenuto totale di 135 punti cuori. E ti sei guadagnato 1000 mola precisi. Ok, va bene. Grazie. Beh, adesso non lo vado a ricaricare, ma al prossimo momento in cui mi porta la CB casa, poi magari lo faccio. Il problema è che c'è anche da pensare a il negozio, ci saranno cose da comprare. La CB Tray è servita alla fine, quindi magari c'è altro. Ora, salendo effettivamente c'è qualcosa. Non c'era davvero bisogno di alzarla così tanto la scala, sono davvero stupido. Però forse se vado controcorrente, diciamo, tra virgolette, posso salire sopra il coso? No, e così mi perdo solo. Ok. Thank you.
se c'è qualcuno lì. C'è Jenny. Se c'è. Ora che si fa? Ciao Cipi! Sei venuto fin quassù perché hai sentito Jenny piangere, vero? Jenny ti ringrazia! Sunshine ti ha appena regalato 19 punti cuore! Hai ottenuto 50 mola! Rendi tutti felici, felici! Jenny è triste perché mamma e papà non vanno più d'accordo. Mamma ha buttato fuori papà dalla loro stanza. Andrei io nella stanza della mamma, ma i peluche non possono camminare da soli. Lo dici te, tecnicamente Jenny che parla. Quindi questa è la porta. Comprendo. Però effettivamente diciamo arrampicarsi. Credo che è così che si va avanti nella storia di per sé. È più o meno quello che ha chiesto. E la roba sembra un po' troppo evidente che si può salire qua sopra. Prova. Capisco. Che cos'è tutta questa confusione? Ti ho già detto che di non fare rumore. Oh, ma sei tu Cibino? Scusami, pensavo che fosse papà. Stavo cercando di fare quadrare i conti. Ho bisogno di stare sola per un po'. Cibirobo ha fatto arrabbiare mamma. Faresti meglio andare a dormire, signorina? E non si discute, intesi? Ho l'impressione che ci abbia appena fatto vedere cosa bisogna fare. Ma va bene. Quindi sì, è chiuso. Boh. Ora effettivamente com'è che entro a farlo se di notte è chiuso? Mi viene il mal di testa. Ok, continua a parlare. Carichiamoci un attimo e poi riparo un attimo con Jenny che magari si è aggiornato il suo testo. Hai fatto il pieno! Vuoi salvare? No. Sei pronto? Allora andiamo. Dice la stessa cosa? Di notte la mamma chiude la porta a chiave, ma la lascia aperta durante il giorno. Quindi, ah, forse mi chiedi di aprire quel coso di aprire quel coso di giorno per poi tenerlo. Va bene, capito. Ah, c'è olio, quindi però effettivamente stanno per arrivare i tecnoragni? Va bene, schermo anche lampeggiato, cos'è? Sto seguendo per il momento il coso. Ah, non posso interagire, mi spiace. Sputate con ragni così magari posso anche andare via quel paese. Queste sono tracce di ruote e basta. Mica casino comunque. Niente? Va bene, rompiscatole. Allora puliamo la vostra schifezza e basta. Può pulire anche la sporcizia di questa strada? Sì, ok. Pensavo di no all'inizio, ok. Mi sto facendo allo stesso tempo? Sì, vale. Però a me sono pesanti da togliere questi.
Cos'è sto rumore? Ho sentito sto rumore all'inizio e pensavo fosse tipo fuori da, ca da casa mia. Che cavolo è sto rumore? Pare nel gioco. Qualcosa qua sopra, immagino. Oh shit. Vabbè, basta pulire quando si scarichi. L'unica presa che ho visto era effettivamente là, non so se ce n'è un'altra. E la musica se ne va, che magari vuol dire che è mezzanotte. So che suona strano, ma è letteralmente dire è metà della notte. Wow, ci è mancato poco. Ti sei ricaricato 27 volte. Vuoi salvare? No. Sei pronto allora, andiamo. Quanto abbiamo fatto? 21 minuti, c'è ancora un bel po' di tempo. Però purtroppo, probabilmente non riusciamo a fare quella cosa lì di andare in camera e toglierlo. Se avessi saputo prima avrei potuto fare, ma ci manca ancora un po' troppo della notte. Questi stupidi condannati devono ancora arrivare. E questo olio di solito vuol dire che ci sono loro, quindi boh. Vedo una cosa interessante, lì c'è una cibi porta vicino a un coso dove puoi cadere, quindi immagino che bisogna fare così. Però io lì vedo una porta, quindi se dobbiamo farlo facciamo per l'ultima cosa quella, perché sennò poi mi sa che mi ritocca scendere di nuovo e salire di nuovo. Cameretta, quindi questo qua è di Jenny. Qua ce n'è di roba madosca. Beh, innanzitutto c'è anche Captain Drago. Salve, Capitan Drago! Guarda là! Quell'impotente castello! E cosa vedono in cima al castello? Una deliziosa principessa! Sento su di me il suo sguardo intenso. Credo che il suo cuore arda di giustizia. Senti! Corrigi il Captain Drago, capitolo 4! Ama la giustizia con tutto te stesso! Devo assolutamente parlarle, non posso ignorarla. Ma un ostacolo si presenta sul mio cammino. Come posso fare per arrivare da lei? Non lo so, fai dei salti enormi. Ah, Zombo saprà sicuramente come fare. Non so cosa fare, ma il compito di un guerriero dello spazio è la ricerca della verità. Ha nominato Zombo? Ok. Vabbè. Questa roba. Vedo delle figure che effettivamente combaciano, mi sa, però. È un puzzle vero e proprio questo. Vero? No, voglio. Spero sia preciso così. Qua vedo cuore, cuore. Vedo sto coso che non volevo salirci sopra. Ricordo che il salto è automatico quando ci state troppo vicino. Aspetta un attimo. Ah no, quello lì è il trifoglio, il trifoglio. Sembra buono. Forse. Ok.
E il fiore per il finale. Beh, vedo che fa qualcosa effettivamente. Ah, letteralmente cuori regalati per nulla. Ok. Sembrava non aver senso finora i cuori. Il motivo per il quale li ricevevi, però ok. Questo? Non è roba che puoi raccogliere, quindi mi sa che è spazio. Sembrava tipo lana all'inizio, ma ok. Può essere anche pastello. Salire qua. Per ora comunque di notte non possiamo ancora fare nulla. È quasi finita la notte, però. Però mi sa che è anche quasi finito il tempo. 4 minuti, non si fa un corno con 4 minuti. Ok. Un bel po' di roba da pulire in una stanza di un bambino, vero? Questo era intuibile. Non posso. Non perdi di vita così. Questo? È una scatola di pastelli. Jenny non ha messo a posto i pastelli. Che disordinata. Povera signora Sanderson. L'ho guardato perché effettivamente ci sono tipo 300 cose qui e pastelli è una di queste. Più una di queste. Ok. Qua c'è davvero un sacco di roba da fare. Pile poi. Ok. Scarpetta rossa. Quella mi sembra un po' più importante dato che si parla di una principessa. Forse è quello l'obiettivo. Oh, lì c'è un pastello proprio. No. Oh, il tempo sta per suonare. Vabbè, credo di poi poterli mettere lì, però adesso comunque suonerà. Tanto potrò farlo in qualsiasi momento, secondo me. Ci vedo poi allora di tornare alla CB casa. Beh, possiamo caricare la ghiopila. Oh! Buongiorno! Vediamo un po' i tuoi punti cuore. Non sarà tanto, vero? Aspetta, però effettivamente abbiamo fatto quel puzzle che ci ha dato un sacco. 19. Oh, 63. Visto che sei entrato tra i primi 100, la Circusoft ha mandato un regalo speciale, una nuovissima pila bonus. Ma non è un po' troppo semplice sta classifica? Cioè, sono ancora inizio gioco. La durata della tua pila è salita a 160. Per ottenere il prossimo bonus pila ti servono ancora 279 punti cuore. Dannazione quando c'è sto audio qui. È super potente anche per me, quindi non stupitevi che sia super. Visto che sei qui, ci provo, vuoi salvare? No, poi faccio il conto mio. Però questo qua. Attualmente la ghigliapila ha una carica di 1000 kW. Vuoi ricaricarla? Ma sì, dai. Facciamo entrambi due, tanto finché non sono ricchi a ste cose da comprare apposta. Secondo me il gioco richiederà tipo 10.000 per questa pila. Sì, anche perché guarda come si sta alzando. Sembrava un po' strana, ma... Oh, niente paura. La ghigliapila contiene ora 3000 kW, secondo me si sì, è 10 quello che vuole. Non sarà neanche così difficile se è solo 10. Ah, che bello, se usa uno dei suoi coriandoli quelli precedenti scompaiono.
C'è roba nuova qui in soggiorno o devo risalire comunque di nuovo per fare cose? Sappiamo qual è l'obiettivo tecnicamente, sia quello dei giocattoli che quello dei bambini, ma comunque oh, almeno di giorno lei è calma. Insomma, non è triste. Ignoriamo un po' la sporcizia per il momento. Perché magari con... ritardando un po' si può... siamo a 30 minuti adesso. Facciamo il puzzle della porta e basta. Che ne dite? Sblocchiamo quella porta. Anche se ritardiamo un po' di minuti. Man, ancora mi stupisco che sto lasciando le scale così. Ah, vabbè. Fammi arrivare le scale almeno. E si sale. Spero davvero che questo qua non sarà l'unico metodo di salire per tutto il resto del gioco. Lì c'è la porta, ed è aperta effettivamente, quindi si fa questa cosa? Sì, dai. Ha fatto vedere qual era il trucchetto, no? Lei ha fatto vedere che ha chiuso la parte sopra con un coso che c'è lì. Quel coso blu scuro. E quindi come saliamo? Qua vedo una corda. Sì, sembra fattibile. Il gioco stesso me lo sta dicendo. Ok. Il cappello non sarà in mezzo alle scatole, vero? Oh! Puoi usare questa corda per andare su. Tu stesso non sai cosa voglio fare. Sì, è quello che immaginavo. Ah, ok, mi sta dicendo che posso fermarmi lì. Tanto per non farmi rifare tutto quanto se sbaglio. Cos'è, ho attirato qualcuno in questo modo? Hai aperto la finestrella. D'ora in poi la notte puoi passare di qui. Beh, c'erano dei hotel, ma tecnicamente se fosse la vita reale nulla gli vieterebbe di chiudere di nuovo alla signorina Sanderson. Però... Ok, che dire. Scendiamo, tanto per sicurezza. Ma comunque, Wallace Game è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Grazie per aver seguito questo episodio, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi se non lo siete. Continua a lampeggiare il coso dei cosi. Vabbè, lasciamo perdere. Qua è tutto, ci vediamo alla prossima e arrivederci a tutti quanti. Ciao!